Io sono personalmente legato un po' a questo luogo, a questi luoghi. Anna Maria, quando è venuta la prima volta, abbiamo cominciato a parlare di Ferentino in termini di memoria familiare, perché la mia famiglia viene da là. Poi il suo progetto di modernità dei miei genitori è stato quello di arrivare nella capitale. Quindi io sono nato a Roma, su un progetto di modernità loro, però in realtà ho sempre mantenuto un legame affettivo, fisico, venendo spessissimo in estate. Ma questo perché, anche perché poi invece ho avuto l'occasione dopo di lavorarci su questo territorio, in particolare io ho lavorato per alcuni anni nell'area tra Latria e Fumone, proprio su quello che restava di questo mondo contadino difficile. Allora, io più che dare grandi risposte vorrei dare alcuni elementi, se volete. Il primo sul tema della memoria, come premessa. Molto giusto quello che diceva Paolo, la memoria è così, uno slogan che funziona molto oggi. Siamo attenti a non sostituire la storia e la memoria. La memoria è un'evocazione del passato, una convocazione del passato per qualcosa che attiene al presente. Non è neutra, non c'è una memoria neutra. Così come non c'è una memoria, cioè la memoria è anche conflittuale. Attenzione, quando poi si parla di memoria, ci sono tante memorie, come dimostra il problema del revisionismo storico. Quindi abbiamo le memorie contrapposte di chi ha fatto la guerra partigiana, no? Tutti e due i fronti. Allora, la questione è no, io qui credo che dobbiamo parlare proprio di una storia riscritta dal basso. Non è solo è memoria da. Però è anche storia da tramandare, cioè è un elemento, è un dato da cui bisogna partire per capire quello che ci abbiamo di fronte. Allora lì dobbiamo fare un discorso sui tempi. E i tempi, noi viviamo in un presente che ha appiattito la dimensione del tempo. Il tempo è velocità, il tempo è risposte immediate, immediatezza di comunicazione, no? La politica ormai è ridotta a messaggi epidermici, no? Che devono, più sono provocatori e più sembra che smuovano consenso. No? Però invece la società è un'altra cosa. Cioè ci sono i tempi lunghi, ci sono i vissuti, ci sono i cambiamenti. È con questa complessità che dobbiamo fare veramente i conti, sia per avere un'immagine del reale, sia per avere un progetto, una dimensione politica, un'idea. Allora, qui c'è direi un carotaggio, si può dire, usare questo termine quando si fanno le stratigrafie, si scava in profondità, perché è veramente un saggio interessantissimo. Allora, la grande questione di quest'area, ne dico solo due, perché poi mi piacerebbe che su questo. Il problema della terra. Il problema non è la terra, perché la fertilità della terra. Ci sono parti più o meno fertili della Valle del Sacco, parti più o meno difficili della zona montagnosa, i terrazzamenti, la difficoltà di combattere con un ambiente che non sempre è favorevole. Il problema sono soprattutto i rapporti di potere e di proprietà della terra. Cioè, questa è stata una zona che è stata mantenuta, no, nel Medioevo, che diceva la prima persona che è intervenuta. Nel Medioevo vuol dire in quella forma di rapporti di dominazione in cui la proprietà contadina non esiste, parliamoci chiaro, fino agli anni 50 e con gli anni 60 progressivamente con la riforma agraria. Quindi, e guarda caso, la questione della proprietà della terra va di pari passo con la modernizzazione ed è il secondo tema. Proprietà della terra che non arriva, appunto che per molto tempo non c'è. Il problema della proprietà della terra non è solo una questione di. È proprio una questione di risorse che si mettono in gioco, cioè è difficile un'agricoltura intensiva in un frazionamento della proprietà terriera in un regime di colonia, in un regime di soccida.
La mezzadria è ancora un'altra cosa, la mezzadria determina addirittura la tipologia di organizzazione del paesaggio. La Toscana non sarebbe quello che è se non avesse avuto un apporto di mezzadria, dove il contadino si lega al fondo, lo migliora e lo trasmette. E quindi ha una cura del fondo molto diversa dalla colonia, dalla socila, dal bracciantato, dove il rapporto è di puro sfruttamento della forza lavoro. Il che porta i contadini a vivere anche in città, che è un modello diverso dall'azienda agricola, per esempio lombarda, no? Dove i contadini vivevano nella corte. Se avete l'immagine del Novecento di Bertolucci, no? La corte, l'azienda agricola. E questo vuol dire un'agricoltura povera, di sussistenza, che non riesce mai ad andare al di là. Io un po' di anni fa ho fatto le ricerche a Fumone, lì era evidentissimo che c'era una correlazione tra tasso di rachitismo e annate di carestia. Quando c'era la carestia le persone mangiavano le radici, e alcune di queste radici provocavano forme di avvelenamento o comunque di perdita di vitamine e determinavano il rachitismo. Il rachitismo, se voi vi leggete le inchieste del periodo unitario, era una delle realtà del mondo contadino, e in particolare dei mondi contadini come questo, cioè in cui non si riesce mai a raggiungere una forma di accumulazione di beni. Non ci si libera mai dal bisogno, ecco, detto in maniera. A quel punto, e questo è il gioco particolare di questa zona, su questa realtà difficile, qual è la risposta? Non è creiamo aziende agricole, creiamo sviluppo contadino. No, lo sviluppo può essere solo modernità industriale. Quindi c'è una decisione, no? Che è politica, per cui la prossimità con la capitale trasforma il carattere rurale e lo inserisce quasi violentemente dentro un disegno che gli è estraneo, cioè che non si basa sulle forze sul territorio, no, parliamoci chiaro, è un territorio pretesto, no? Cioè, infatti va a ospitare delle industrie che non trasformano prodotti locali. Al contrario, è proprio pura politica industriale, se volete, astratta, cioè può essere decisa in uno studio. No, in una situazione romana e paracadutata sopra un territorio che in parte la subisce. Era bellissimo quel discorso, che appunto poi alla fine non c'era più il campo di tabacco, non c'era più l'agricoltura e poi nella zona più fertile, paradosso, no? Cioè quella intorno alle aree più irrigate, e quindi questa subalternità ulteriore, no, di questo mondo già subalterno al modello industriale. Modello industriale che è intensissimo, perché in pochi anni realizza uno sviluppo incredibile. Mi sono andato a rileggere due o tre cose prima di venire qua, negli anni 70, e qui c'era un tasso di, la percentuale di persone che lavoravano nell'industria era maggiore alla media nazionale, cioè c'era un 44% delle persone in questa provincia che lavoravano nell'industria contro un 42%, cioè era uno dei territori più intensamente industrializzati. E poi c'erano le forme di resistenza, il metalmezzadro. Attenzione che l'Italia si è costruita, e qui finisco perché poi non voglio prendere tutto il tempo in questo intervento qui, però sono proprio sollecitazioni secondo me importanti che ci dà questo tipo di lavoro. Non è solo questione di essere, appunto, come posso dire, residualmente agricoltori. Lì c'è da una parte una forma di resistenza, indubbia, no? Verso un mondo contadino che in qualche modo non ha avuto mai una dignità e che invece si reclama uno spazio. E poi una forma che oggi potremmo dire intelligente e avveniristica di integrazione economica, di attività diverse. Cioè, grande successo, questo ce lo dobbiamo dire, la crescita del livello di benessere oggettivo portato dall'industrializzazione si è combinata anche con delle pratiche, da una parte di resistenza e di integrazione del reddito a livello familiare, mantenendo il piccolo appezzamento di terra, il piccolo allevamento, distribuendo all'interno di un nucleo familiare che diventa un'importante agenzia economica in quel senso, incarichi diversi, per cui qualche figlio si impiega con lo Stato, qualcuno diciamo riesce a entrare nell'industria, qualcuno no, qualcuno sta a casa, e tutto questo costruisce un reddito familiare su cui cresce il livello medio del reddito. È un po' anche un modello di sviluppo. Questo ce lo dobbiamo dire, per cui c'è una realtà familiare che ha un peso. Ha un peso perché è stata un'agenzia economica. Ma perché lo è stata? Perché rispetto a
un'assenza, no, di progettazione, interesse, sostegno. È chiaro che quello diventa lo strumento attraverso cui i bisogni materiali si organizzano. Prima, quando si era poverissimi, si cercava di mandare un po' di figli a fare i preti, perché almeno mangiavano, no? Un po' di, si distribuivano, dico questo anche, diciamo, per memoria familiare, perché io passavo delle ore con mio nonno a raccapezzare i parenti nei loro diversi impieghi e si capivano, già studiavo l'antropologia, era, per me era interessante, perché era una specie di trattato, perché tu capivi le strategie matrimoniali incrociandole con le strategie economiche, con le strategie locali, no? Per cui l'ha sposato lì perché è riuscito a entrare in un certo ambito familiare che gli assicurava una mobilità ascendente. Insomma, questo è un territorio in cui c'erano forme di parentela, noi le studiamo, che erano il sororato e il levirato, sposare le sorelle. Nella mia famiglia c'è un caso di sororato, muore la moglie del mio trisavolo e a un certo punto chi si sposta? La sorella. Disperato e affranto, ma soprattutto non divide il patrimonio. Cioè, strumenti importanti, altre cose che sembrano folklore, il comparatico, io ho il compare di qua, il compare di là, non è folklore, i compari di... Andreotti ce l'aveva. Infatti, ma Andreotti in quello è stato, se volete, genialmente un lettore della società italiana, no? Il problema è quando poi questa roba là diventa il congelamento di ogni dinamica, no? O la costruzione del potere. Cioè il comparatico è stato un elemento importante di apparentamento, no? Si faceva nelle occasioni religiose perché ti dava una sacralità evidente, e sostitutivo di una rete di appoggio. Allora la questione è che appunto una società così è una società che ha dovuto fare i conti con tutto questo, che ha raggiunto un livello poi anche di benessere relativo, che ha mutato anche la sua, il suo stile di vita, che ha abbandonato i centri storici, si è spostato fuori, che ha potuto, ha fatto un tipo di costruzione familiare con uno stile più comodo, chi non c'è riuscito si è regolato altrimenti. E però, insomma, che ha una profonda memoria da recuperare, secondo me. E la cui prospettiva, appunto, non può essere solo quella dell'entrare nel circuito, no, di una postmodernità. Diceva Pasolini, che vedo, che ho rivisto lì, sui vostri pannelli, modernità senza sviluppo. No? Lui diceva l'Italia, soprattutto l'Italia centrale, le borgate romane, sono protagoniste di una modernità, sì, ma senza uno sviluppo reale delle forze produttive. Schematicamente la provocazione funzionava, che ti faceva capire che non bastava solo arricchire, non bastava solo impiegare, ma no, se tu non cambi le coscienze, fai crescere i livelli, no? Il coinvolgimento delle persone, non basta solo portare il benessere economico. Su tutto questo, appunto, c'è stata poi la costruzione di un sistema di potere, ci sono state delle scelte politiche, questo lo sappiamo. Quello che è importante oggi è però non perdere questa lucidità. Io credo che tutto questo materiale è davvero prezioso in quel senso, perché ti ridà la concretezza, no? In qualche modo, di questa modernità, rispetto a cui poi anche lì non bisogna essere, sì, posso capire, certo, nostalgici rispetto all'affetto e alla simpatia, è giusto in quel senso, ma non nostalgici nel senso di dire era tutto meglio prima, perché è evidente che era ancora un regime di bisogno, era ancora. So, queste sono vite, parliamo di vite, non parliamo di, appunto, situazioni effimere, no? Cioè sono vite con tutte le loro difficoltà, con tutta la loro sofferenza, con anche con le soddisfazioni, con una modernità che per alcuni hanno voluto pure dire farsi le vacanze. Perché no? Perché la modernità doveva essere solo quella riservata a un'elite colta che girava in mezzo a un paese di Lazzari felici, come dicevano i viaggiatori europei dell'Ottocento, che poi non erano felici. Allora, progetti di modernità anche legittimi. Certo, oggi tutto questo è alla prova di che cosa? Di un mondo che cambia, la globalizzazione. E la memoria acquisisce un valore di storia. Io da questo punto di vista, appunto, penso che sia particolarmente importante continuarlo, e se volete, insomma, io sono disponibile.
un elemento di interesse. Guarda, io ho da dire poche cose. Innanzitutto credo di dare un atto di comprensione a chi ha ripreso il mio intervento, perché ha ripreso l'intervento che nel punto secondo me è importante e notabile, è una delle grandi questioni. È una delle grandi questioni su cui vorrei si tenesse conto nel futuro, cioè chi ha deciso e oggi chi decide. Credo che questo sia il tema dei temi. Non a caso lì, in quei pochi minuti, io ho cercato di mettere in evidenza che alla fine del 1969-70 si fa questo grande documento, che era un malloppone che l'ho avuto per anni a casa mia, che non sono riuscito mai a leggere, e che non era il libro dei sogni, era il libro delle buone intenzioni, di come doveva svilupparsi l'economia, la crescita nel Lazio. Quello era scritto lì, in questo malloppo. Però poi alla fine quali erano le forze che determinavano la crescita? Erano forze separate, avulse da ogni discussione democratica, e perché lì individuo, il libro dice questo, però poi sul territorio esistono cinque consorzi di bonifica, come adesso. Oltretutto consorzi di bonifica che adesso stanno pure male perché hanno debiti a non finire, quindi è necessaria la presenza di un commissario che rimetta a posto le carte. Nel 1973 c'erano le comunità montane e poi c'era la provincia che da questo punto di vista non contava niente perché aveva pochissime competenze, aveva la competenza sulla psichiatria, aveva la competenza sugli istituti superiori e aveva la competenza per quanto riguardava la viabilità. E il centro del potere dell'economia era nelle mani dell'area industriale, quindi questo ente, che non posso chiamarlo carrozzone perché era una carrozza ben lubrificata dal punto di vista dell'efficienza e dal punto di vista anche del modo come si spendevano i soldi e a chi arrivavano pure i soldi, quindi da questo punto di vista era un ente molto ben lubrificato, ma avulso da ogni intervento di democrazia. Esisteva, io ho fatto parte pure per qualche anno, l'assemblea consortile dove ne facevano parte i consiglieri comunali, ma avevano un solo compito, quello di approvare il bilancio consultivo e il bilancio preventivo, e poi la possibilità di intervenire sulle politiche reali, tutto era concentrato nelle mani del comitato direttivo. Questo comitato direttivo era eletto dall'assemblea consortile, ma in questa assemblea consortile il 70% era composto da consiglieri comunali che venivano da amministrazioni comunali democristiane, e guarda caso erano anche andreottiani, perché su questo era tutta mirata la questione, perché lì all'area industriale, io adesso non ricordo bene in quegli anni quanti soldi si spendevano e si amministravano, ma era il punto più alto della spesa forse in tutto il Lazio, escluso l'ente regione. E quindi erano gli andreottiani che riportavano le indicazioni che venivano da Roma. Quindi faremmo un errore se noi ritenessimo che questo sviluppo dell'area industriale sia avvenuto a rimorchio di decisioni prese a Frosinone. No, le grandi decisioni venivano prese a Roma e attraverso evangelisti, attraverso gli uomini della Democrazia Cristiana locale, si portavano e si realizzavano. E quindi si realizzavano sempre in modo mirato,
Non a caso io arrivo a dire una cosa che forse nessuno ci ha mai pensato, ma voi avete mai conosciuto un leader democristiano della provincia di Frosinone? Eppure la provincia di Frosinone è stata la provincia che ha portato più voti alla Democrazia Cristiana in tutta Italia, eppure mai ha avuto la presenza di un leader, di un dirigente capace che trattasse ai livelli romani e che determinasse determinati esiti. Quindi è stato uno sviluppo economico a rimorchio delle intenzioni romane. Da Roma si è sempre deciso quali dovessero essere gli interventi da fare, le fabbriche da sostenere. E poi c'è l'altra questione, non dimentichiamo che c'è un periodo, fino a quando non interviene la magistratura, che va dal 71 fino al 1980, in cui le opere, l'area industriale non le appalta esternamente. Lì si tratta di miliardi di opere che riguardano i depuratori, che riguardano le cose elettriche, che riguardano le reti idrauliche, sistemazioni telefoniche. Ebbene, tutto questo non veniva appaltato. Dal 1971 gli andreottiani inventano un nuovo ente che si chiama la SAIF. La SAIF è l'ente che automaticamente fa i lavori, e la cosa strana è che questo ente ha lo stesso presidente che è il presidente dell'area industriale, quindi il ceccanese Francesco Battista, nello stesso momento era controllore e controllato, e quindi amministrano miliardi e miliardi, fino a quando nel 1979 la magistratura ci mette gli occhi, ma non c'è nessun intervento. Fatto sta che poi questa esperienza finisce. E sempre per ritornare ad oggi, ma qual è la grande differenza, cari amici, fra quello che succedeva allora con la SAIF o quello che succede adesso con l'area industriale? Non esiste la 2A, non mi ricordo, un altro ente che è un ente che non si muove nella stessa logica della SAIF, ma in effetti dove c'è una interferenza dell'area industriale, così come si chiama, del COSILAM, dove in effetti fanno a cercare, se dice, padrone sotto. Dove no? Da dove sta il controllo democratico dei comuni, per esempio? Lì si sta ripetendo qualche cosa che noi abbiamo già visto negli anni 70. Ecco, io finisco dicendo che voi avete dato un grande contributo sotto ogni punto di vista, però io vorrei che ci fosse anche non solo un esame sociologico, ma anche un esame politico, perché io mi sono permesso di portare a voi una discussione avvenuta nel 1973 presso l'amministrazione provinciale, l'unica discussione che si riuscì a fare attorno a questo tema, ed era legato, guarda caso, alla questione del piano regolatore dell'area industriale, perché allora, come oggi credo, la competenza dell'approvazione dei piani regolatori dell'area industriale è della regione, e quindi si aprì un conflitto anche su questo. Noi facevamo una discussione, però autocriticamente ritengo che era una discussione a rimorchio di polemiche, per cui si era aperta una lotta fra democristiani e socialisti, e quindi l'assessore regionale all'urbanistica, che si chiamava Giulio Santarelli allora, trovo da dire cose che noi comunisti condividevamo, che quel piano regolatore era sovradimensionato dal punto di vista industriale, e quindi si parlava di quello che è stato il raddoppio della Casilina, quindi tutta quell'area che da Ferentino arriva e passa per Ceccano, era un intervento che secondo noi non doveva essere fatto, perché noi avremmo dovuto, non a caso voi, ha ricordato bene cose che giustamente alla fotografia che ha fatto, nel 1970-71 l'area del fiume Sacco era un'area a grande produzione agricola, si coltivava il tabacchi ma anche la produzione cerealicola. Ebbene, questo piano regolatore prevedeva il raddoppio, quindi si arrivò, adesso non mi ricordo, ci furono degli interventi, posizione unitaria fra comunisti e socialisti a Frosinone, Santarelli fece un'operazione per cui ridimensionò
però non ridimensionò nella maniera tale così come avrebbe dovuto, perché poi alla fine la trattativa fra democristiani e socialisti era una trattativa permanente. Quindi è necessario tener conto dei temi politici e degli scontri politici che ci furono, altrimenti veramente si perde addirittura l'identità. Oggi noi non so che identità riusciremo a salvare, però che ad un certo momento c'è stata una certa identità, credo che sia un dovere ricordarlo. E com'è un dovere ricordare che è il conflitto l'anima dello sviluppo, no, non è il comparaggio, non è il volemosi bene. Senza conflitto non ci sarà niente. È necessario che ci sia anche un gruppo dirigente. Io devo riconoscere che nel momento in cui era in costruzione la Fiat, la forza operaia più emancipata, più forte, era quella della metà al sud. Cioè io ho parlato per anni con operai della metà al sud che erano in grado di insegnare a noi politici quello che succedeva, o le grandi scelte economiche. Quindi per anni l'unico nucleo emancipato forte era questo della metà al sud. Certo, c'erano anche i ceccanesi che erano stati licenziati, ciao Cipriani, da Annunziato, che avevano fatto nel 1962 la lotta al saponificio Annunziata. Poi nel 63, con il recupero della forza di Annunziata, parecchi di questi operai, e questi operai vennero licenziati, e poi li ritrovammo alla fine degli anni 60, nel 71-72, per anni. Quindi ricordo che queste persone si portavano dietro un'esperienza sindacale a tutto campo. Quindi manteniamo alta l'attenzione attorno ai temi della discussione politica, di cui alla fine, se non eravate voi che mi ricordavate queste cose, ho avuto la bontà di andare alla provincia e di andare a far fotocopiare tutta la discussione, l'unica discussione che è avvenuta in sede di consiglio provinciale. E te devo dire che è stato molto asciugato l'intervento mio, perché ho avuto l'impressione che quando parlavamo noi comunisti si riportava di meno rispetto a quando scusate sta cattiveria, però questi erano i tempi del 1973. Mi ricollego a quello che probabilmente sono le domande che, come diceva Anna Maria, le domande che vi siete poste, che sono la base della vostra ricerca, cioè individuare gli snodi o i nodi del passato, no? Che possono essere stati un errore, e quindi aver, come dire, pilotato lo sviluppo in una maniera sbagliata, oppure ricercare nel passato quelli che sono stati gli snodi o i nodi o i punti di qualità su cui rifare leva per il nostro futuro, insomma. È evidente che dagli interventi sia del professor Pompeo che di Anna Maria, insomma, un momento cruciale per quanto riguarda la ruralità di questa provincia è stato il momento in cui si ha il passaggio dal latifondo alla piccola proprietà contadina, quindi parliamo degli anni 60. Quindi peraltro in provincia avevamo un latifondo parassitario, se mi si concede questo termine, non era un latifondo, come diceva il professor Pompeo, emiliano, lombardo, non era un latifondo che proponeva, come dire, innovazione, che portava l'agricoltura su altri livelli, era un latifondo nelle mani delle ecclesiastiche per lo più, o nobiliari per quelli che era una nobiltà peraltro decadente, quindi in qualche modo anche in disfacimento ideale, per cui era un latifondo parassitario, cioè si accontentava di questa spartizione dei beni protratta quasi in modo, come dire, con angheria, insomma, con sopraffazione sul territorio. All'inizio degli anni 60, grazie alle lotte, alle conquiste delle lotte contadine, arriviamo all'affrancazione, no? Ecco, riassumo con questa parola quello che è stato il passaggio. Però la domanda che ci dobbiamo porre, Anna Maria, perché se stiamo cercando gli snodi critici dobbiamo dirlo, perché improvvisamente passiamo, ci dovremmo domandare tutti questo, perché passiamo da un modello di latifondo parassitario, come dire, inconcludente,
ha una piccola metà contadina di sussistenza. Insomma, non nasce l'attività agricola in quegli anni lì, non nasce perché la polverizzazione dei fondi è tale da non garantire in modo efficiente le pratiche agronomiche più moderne, le dimensioni aziendali sono molto spesso piccole o piccolissime, per cui viene da domandarsi se non ci sia un disegno sotto a far sì che non nasca un'agricoltura efficiente in quegli anni e il piccolo contadino è costretto a rifugiare, come dire, nell'industria in qualche modo, quindi le braccia sottratte all'agricoltura sono braccia estorte all'agricoltura, nel senso che se i nuclei familiari contadini vengono lasciati nella miseria è evidente che nessuno pensa di poter protrarre un'attività agricola in modo dignitoso, per cui si rifugia nell'attività industriale come necessarie conseguenze. Ecco, dovremmo tutti domandarci del perché è avvenuto questo e che cosa è accaduto in quegli anni. E vengo ai giorni nostri perché come dire, la memoria deve aiutarci anche a tracciare quelli che sono i profili del nostro futuro. La situazione dal punto di vista, come dire, proprietario, visto che è stata evocata questa parola della proprietà, del possesso legittimo quantomeno dei terreni, non è cambiata, anzi è peggiorata. Abbiamo oramai un livello di polverizzazione fondiaria paurosa che va incontro a progressivo abbandono e con tutto quello che ne comporta anche dal punto di vista paesaggistico. Noi possiamo attraversare la provincia di Frosinone da nord a sud e ahimè siamo circondati da cattedrali nel deserto, come le ha definite Cipriani, cioè da vecchie esuvie di attività industriali che non contengono più niente, se non probabilmente residui tossici abbandonati lì negli anni d'attività, interrati nei siti industriali stessi, che tanti danni stanno continuando a fare in provincia, e quello che ci colpisce è l'abbandono del territorio, o perlomeno vasta parte del nostro territorio è in preda a un abbandono costante. Io, per chi non mi conosce, io sono figlio di contadini, ho avuto la fortuna, come dire, un'epoca in cui l'ascensore sociale funzionava ancora, di studiare, diciamo, sono agronomo, insegno sociologia rurale all'Istituto Agrario di Frosinone, quindi in qualche modo mi occupo anche di queste questioni. Oggi, come dire, come possiamo salvare? Ci siamo interrogati tante volte anche con Paolo e con altri che volevano, come dire, ragionare su questi temi. Come possiamo salvare quello che c'è ancora di salvabile nell'attività agricola residuale della nostra provincia? Ecco, i modelli sono davanti a noi, in qualche modo andrebbero tutti, come dire, sperimentati e percorsi. Fanno tutti, percorrono comunque la linea sottile dell'economia solidale, dell'azienda diffusa, del ricostruire una socialità che come dire, questa provincia ha perso completamente, quindi l'individualismo, come dire, imposto dall'alto ci ha completamente disgregati come società, quindi riuscire a mettere assieme energie diffuse sul territorio per creare una forma di agricoltura, come dire, collettiva, ecco, chiamiamola così, è l'unica possibilità che abbiamo concreta, se non evocando un eventuale riordino fondiario generale, ma queste cose avvengono solo nel Sud America, nel Messico, insomma, quindi probabilmente non sono nel nostro orizzonte immediato quello di un riordino fondiario complessivo con l'espropriazione collettiva delle terre e rifondazione di fondi e di aziende efficienti. Ognuno ha il proprio pezzo di terra, a fianco a me c'è un contadino custode, così lo chiama, come dire, lo chiama Petrini, che è un mio punto di riferimento anche da questo punto di vista. A fianco a me c'è un contadino custode, oltre che di un pezzo di territorio, anche di pezzi di memoria importanti, perché l'agricoltura, ecco, io ho seguito con attenzione l'intervento di Angelino, insomma, come l'intervista di Notarcola. Diciamo, pensare all'agricoltura come solo fatto economico secondo me è riduttivo e fuorviante. L'agricoltura è un qualcosa di molto più complesso del fatto economico, è un fatto sociale, antropologico, culturale, e come tale andrebbe, come dire, percorsa e difesa. Tutto. Ripeto, a fianco a me c'è un contadino custode, che è custode oltre che di un pezzo di terra, che mantiene in cura, mantiene pulito, il regime le acque, eccetera, eccetera.
è custode anche di pratiche antiche, insomma, che non andrei, che, come dire, che bisognerebbe custodire gelosamente, perché altrimenti non troveremo scritte nessun trattato queste cose, insomma, sono solo nella mente dei cipriani e dei tanti cipriani che popolano il nostro territorio. Io sono famoso Marial Mezzadro. La passione è stata sempre quella, sono quelle, sono tre. Recuperare oggi è difficile, perché oggi si va avanti con i telefonini, si va avanti con gli smartphone, non sono chiamati, io vado girando con un telefonino da 59 euro. Però ecco, ma non perché io ce l'ho con la tecnologia, non ce l'ho con la tecnologia, ce l'ho con l'uso della tecnologia. Con Lorenzo abbiamo recuperato, già ce l'avevo da mio padre, la famosa cappella, il grano di una volta, la solina, il grano di una volta, sono tutti prodotti che sono scomparsi. E guarda caso, ieri sera a Petrolio hanno fatto vedere Mauro Tozzi, ha detto Mauro Tozzi, perché il papavero, io non lo sapevo questo, il papavero si sviluppa in mezzo al grano biologico. Lo sta dicendo adesso la televisione, a oggi. La Barilla, pare che io ho sentito qualche cosa, la Barilla ha annunciato che non prenderà più il grano estero, dal Canada. Che ci sta sotto tutto questo qua? Noi non lo sappiamo. Noi nel nostro piccolo facciamo la piccola festa che facciamo in campagna, destriamo, abbiamo recuperato e abbiamo visto la differenza tra la sella di grano duro industriale e la sella di grano duro fatto cipriani. Mio nipote che ha 7 anni dice non a caso questo è prodotto cipriano. No, perché a 7 anni già capito che quella allora la mamma ci dice prosciutto King, non no, è prosciutto cipriano, non si rimane. La pasta ce la fa la nonna, non se la mangia. No, cioè, perlomeno se la mangia, però la mamma impulisce sempre qualcosa e dice vabbè, i faccio l'est. Vado a comprare la pasta a Barilla, vado a comprare il lavoro. Però Giovanni, allora, posso... Però fate l'osservazione. Giovanni, tu sei stato però, anche in quel poco, un pezzettino di intervista, sei stato però anche autore e fautore del processo industriale, avendoci lavorato come persona. Ah no, sì. Come dire, ognuno di noi ha queste contraddizioni, però adesso la tua zona, tu non puoi raccogliere... Le tue, perché la tua zona è inquinata. Prima si poteva fare, negli anni 70, 65, 70, potevano tenere tante vacche quando non tenevano, potevano tenere i maiali, potevano tenere tutto quanto. Oggi come oggi non puoi tenere più le pecore, se non a che lo deve tenere più il quantitativo, segnato all'ASL, ma non perché io sono contro le regole, intendiamoci. Non sono contro le regole. A noi a Ciccano eravamo... Cosa, Mari di cosa, i vigile sanitario di una volta, ma aspetta, come si chiamava, se mettevi i capelli così, Mari a Seva, Cipria, quando accude segnava, quando mai, ma non perché io non sono contrario alla regola, perché già negli anni 60 cercavano, eravamo la guardia che passava per i campi a vedere il servizio sanitario com'era, poi se era efficiente, non era efficiente era da vederlo. Però oggi come oggi, questa presenza a casa, ma non perché, cioè dico, subito ti fanno una multa, prima di parlare, ti fanno una multa. Se io semola di grano, abbiamo fatto la semola di granatore con un mulino, ce l'hanno tutti quanti, ma dico, se non aveva l'asa da loro, ne arrestava tutti quanti. Cioè, ecco il paradosso, che io a mio figlio ci voglio dire, metti in attività, come? Vogliono le mattonelle, un bacio al muro 15x30, la finestra deve essere, forse non entra tanta aria, io lo so, deve essere per forza una certa misura, l'altezza del... cioè, lo sappiamo quante vincoli ci stanno, no? Poi deve stare donna, poi sì, abbiamo il demonio del fiume Sacco, un martedì sta la manifestazione, qui a qualcuno sai che ci ho detto, ma quella del 1970, la siete dimenticata la tenda a terra di Ponte? La tenda rossa. La tenda rossa, io ci sono stato. Allora,
che facciamo? Ogni 30 anni romaniamo una volta a Gallo, romaniamo. Che ama diciamo? Ma cosa che sindaco di città? Non voglio fare polemica con nessuno. Andò stiamo ora. Andò stiamo. A noi apriamo il mattino sempre col fiume Sacco. Allora, il fiume Sacco è il demonio. Tu dici andò stai, vendi il prodotto. Cioè, ma tu non stai a fare vicino al fiume Sacco? Sì, ma che faccio? Sposto tutto quanto, non vado ad abitare un'altra parte. Non so capire. Ecco il problema, il fieno, come il fieno deve mangiare gli animali, i conigli, tutto quanto. Non puoi tenere l'azienda, in questi giorni hai chiuso un'altra vicino a casa, te ne aveva 60 vacche. Problemi un po' fisici, un po' problemi. Hanno chiuso perché li stanno l'asino. Io questo non ho capito, Stasola che competenza è? L'ispettorato del lavoro, il signor Angelino Stella, che competenza è? Questo voglio sapere, non andate a prendere sempre da me, perché se vai a casa, dico, se me ne va a luogo, ti sequestravo la trebbia. No, io tu di che è, non sa vecchiata alla cosa, tu non sei visto niente. Hai capito? No, io devo fare la mia funzione, ma tu vuoi andare a fare la funzione una gravata. Fai una gravata. È proprietà privata. Tu non ci puoi venire, posso cioè che devo fare un bicchiere di vino, che devo mangiare un piatto di pecora. Però Giovanni, diceva il professore, diceva, tu hai un'idea, lo diceva pure Lorenzo, un'idea che domani possa ritornare quello che c'è stato ieri? No. Sì, ho capito. L'ho detto, queste leggi qua, dove andiamo? A mio figlio che ce devo dire? Che se per ristrutturare un capannone, cioè un capannone del 200 antico, fatto a mottoni romani, mi hanno dato, il comune di Città mi ha dato 3-4 fogli, saranno 45 punti da cosa. Andò a Girelli. Che faccio? A mio figlio ci dico, metti di lana, fai qualche cosa, avevamo intenzione di fare uno spazio aziendale, una macelleria, avevamo intenzione di fare pure un piccolo museo, mi era ispirato a Notarcola che mi era detto tutte queste attrezzature mi trovo a dire. Però mi hanno dato un papiro così da si dice al giorno, si dice no, ferma tutto, perché non faccio niente, li faccio spallare, che c'ho da fare? Dove senza soldi, invece, negli anni 70 ci stava lo scambio, prima di tutto c'è stato lo scambio di manodopera, si poteva lavorare, ma non è che tutte le case degli anni 70 si stanno spallate, stanno tutte quante in piedi, antisismica. Ci stanno la legge con eventi centenari, non ho capito questi eventi centenari di voi, tutte queste cose messe insieme non fanno fare niente, non si può fare più niente, il fiume Sacco è diventato una sterpaglia, noi stavamo facendo un gemellaggio con Cupra Marittima. Ma allora Cupra Marittima facevi così, vedevi tutte grandi estensioni, lavorate, la gente, i trattori nuovi, con tutte le lavorazioni, ho detto, ora non mi accecare, ho detto, ma a figlio mi disse, ma dove li buttavo? A Udine gli rovi a cosa, la Liana, a Udine il fiume Sacco che è diventato una cosa, non lo so, ecco, questo è le cose. Che poi abbiamo pure un pezzo di montagna degli Levini che è tutto abbandonato. Ci stavano i pastori, lo so, i famosi pastori che sono andati a lavorare alla fabbrica che ha ricordato Eugenio, sono quelli, però le leggi, non lo so se le leggi l'hanno fatto mo, o ci stavano e noi ce lo siamo scordati o perché non lo conoscevamo, oggi come oggi non lo puoi fare più. Allora certificato di quell'analisi di destra, puoi andare avanti? Se ne non fai i conti con la carta e penna, non c'è niente. Frosinone e anche i centri della scioperia nel 29, dopo la grande crisi, era un popolo di contadini e di cittadini che vivevano nei centri urbani affamati.
c'era solo la fame, ma si viveva nei tuguri senza, senza servizi, diciamo, acqua, luce, erano cose sconosciute dentro casa, così come il bagno. E oltre alle attività contadine c'erano le attività artigiane, che erano molto sviluppate al servizio dell'agricoltura, del mondo agricolo e dell'edilizia, perché l'unica industria che si conosceva era l'edilizia. Questa massa di gente era carne da macello per la guerra di Mussolini. Infatti, per mangiare, non appena si è aperta la valvola della guerra d'Africa, c'è stato l'arruolamento in massa per andare in Africa e poi in Spagna e poi nella seconda guerra mondiale, perché l'aspirazione del contadino che aveva fatto il figlio con la quinta elementare era l'arruolamento nell'esercito o nella milizia volontaria della sicurezza nazionale. Con la caduta del fascismo e subito dopo la liberazione, quando noi del 44, queste grandi masse di povertà, insieme agli artigiani più avveduti, che in genere erano quelli che mantenevano forte la tradizione socialista, perché erano stati i protagonisti delle lotte socialiste, in alcune parti insieme ai contadini, queste masse con questa gente e con gli intellettuali che vedevano un po' più in là di quanto vedono oggi, diventano protagonisti della rinascita e protagonisti della storia di questo paese per uscire da questa condizione di indigenza. E qui si crea un blocco e un'alleanza sostenuti dalla classe operaia di Isola Liri, De Ceprano, di Adina, perché le lotte contadine, tutte le lotte che sono state fatte in questa provincia, vengono sostenute sul piano politico e sul piano economico, perché devono anche affrontare denunce, carcerazioni e quanto altro, dalle sottoscrizioni della classe operaia di questi centri della provincia, che erano Ceccano, Adina, Ceprano e Isola Liri soprattutto. Irrompono nella sfera sociale, hanno questa voglia di uscire dal feudalesimo in tutti i sensi, e c'è un elemento che li guida: loro vogliono impossessarsi del sapere. Noi giovani ragazzini avevamo voglia di studiare, di impegnarci, di conoscere, di essere all'altezza di quelli che chiamavamo i nostri nemici, che erano i figli degli impiegati, perché Frosinone era provincia, o erano i figli dei professionisti, degli avvocati e quanto altro. E se ricordo bene, per esempio nella città di Frosinone, la periferia dove abitavo io, che era Porta Romana, o Colle Campagiorni o Sant'Antonio, che era un'altra periferia, la classe dirigente stava sul Covuzzolo, sotto il campanile stavano gli avvocati, i grandi proprietari, c'era una netta distinzione. E quindi man mano che andiamo avanti si crea questo blocco sociale che lotta, e lotta sulla scia degli ideali della liberazione fino al 68. Sono più di 20 anni che animano la cultura, l'impegno della gente. Tant'è vero che quando questi avvocati o professionisti o farmacisti o preti incontravano i comunisti e discutevano con loro e ci dicevano: ma tu che cacchio capisci di Marx, di Lenin, di Stalin, di qua, di là, perché sei comunista? Perché i comunisti mi hanno insegnato che a Natale gli capponi venivano da mangiare.
e quindi l'ova di Gappone ad Adoba non si doveva portare più al padrone. E quando penso a queste cose, la domanda che pongo anche al professore e a tutti voi: qual è il blocco sociale di oggi che dobbiamo aggregare per farci uscire da una condizione di un medioevo di ritorno? Perché questa è la realtà. Ci siamo liberati da una condizione di schiavitù, ma ne sta arrivando un'altra molto più forte, più potente e, che posso dire, in una condizione che ci è più difficile attaccare e lottare, perché non troviamo il blocco a cui possiamo fare riferimento. E questo è un punto interrogativo che noi, attorno a cui noi dobbiamo cercare di ragionare per vedere come uscire da questa condizione di disagio e di subalternità che stiamo vivendo. E quando il professore dice non è vero che stavamo meglio prima, io sono d'accordo con una precisazione: prima c'era rispetto tra le persone, bastava la parola, c'era molta solidarietà, c'era tanta ignoranza, ma c'era anche tanta volontà da uscire da una condizione di ignoranza e di subordinazione. Oggi questo non si vede. E man mano che siamo andati avanti e che è venuto poi il 48 e la vittoria schiacciante della Democrazia Cristiana e la delusione delle forze socialiste e comuniste che hanno ripensato la loro strategia, noi abbiamo un modo di governare l'Italia da parte della Democrazia Cristiana che non è di ripresa e di sviluppo, è una condizione di clientelismo diffuso, perché per esempio si parlava delle comunità montane. Le comunità montane non hanno fatto una politica di valorizzazione della montagna in questa provincia. La cosa che faceva, mi ricordo spesso, le comunità montane inauguravano il fontanile in montagna con la beveraggia della pecora, ma al di là di tutto questo, di quanta magari strada fatta, magari non si andava. I consorzi di bonifica non hanno lavorato per queste cose, sono stati carrozzoni, così un grande carrozzone è stata l'ASI, e il leader ciociaro c'era, era l'onorevole Giulio Andreotti, con tutta la schiera dei suoi vice, uno di questi era Franco Evangelisti, ma hanno dominato per tanti anni. La debolezza qual era? La debolezza era la mancanza di una classe dirigente che sapesse gestire e amministrare tutti quei fondi interminabili che arrivavano nella provincia di Frosinone. Io una volta ho fatto i conti, cioè, se potrebbero fare ancora oggi, perché ho i conti dei costi delle strutture, le richieste degli industriali con i finanziamenti e quanto altro, agglomerato per agglomerato, ma ho fatto i conti che se non fosse successo niente e fosse rimasto il mondo contadino e avessero dato la metà di quei soldi a ogni famiglia italiana di questa provincia, saremmo diventati tutti ricchi. Tanti sono stati i fondi, ed è vero quello che diceva il professore, cioè il processo di industrializzazione è tanto intensivo che era una delle zone più avanzate d'Italia allora, negli anni 70, dal punto di vista industriale, ma il processo di industrializzazione non è una elargizione governativa, è una lotta che sorge da qui, per la ricostruzione di Cassino prima e per la grande disoccupazione che c'era, e Andreotti spinge per avere questo tipo
di organizzazioni. E non è vero, e voglio dire solo questo e finisco, che il contadino abbandona la terra per andare nell'industria. Il nostro contadino non abbandona mai la terra. Il suo pallino è avere soldi per costruirsi una casa decente e per avere una meccanizzazione che gli potesse alleviare la fatica, e per questo va a lavorare in fabbrica, rimane sempre legata alla terra, cerca di comprarsela quando finisce la mezzatria e arriva alla affrancazione e diventa protagonista, o vuole diventare protagonista di uno sviluppo che poi strada facendo si è arenato, perché il movimento contadino, sia da parte nostra come comunisti e socialisti, sia da parte anche della Democrazia Cristiana, le uniche cooperative che riescono a fare sono la cantina sociale di Piglio e qualcun'altra, e i frantoi sociali, ma ci fermiamo là perché non si va oltre. Io credo che bisogna dire anche che questa interconnessione tra mondo contadino e mondo industriale è un legame stretto che determina le nostre fortune e anche le nostre sfortune, perché non l'abbiamo saputo gestire bene. In questa provincia una classe dirigente non c'è stata mai e non c'è nemmeno oggi. Ecco, oggi questo mondo contadino lo possiamo rivalutare. Io penso che si può fare molto e può essere anche elemento di sviluppo dell'economia, anche dell'occupazione, però bisogna eliminare tutte le cose che diceva Cipriano. Io ho 5.000 metri di terra, posso coltivare uova, conigli, galline, ortaggi, e praticamente se mi ci dedicassi dalla mattina alla sera e avessi 40 anni potrei vivere di quello, perché quando si va al mercato si spende 50-100 euro per una settimana, però devi avere la partita IVA, devi pagare l'assicurazione all'INPS, devi pagare la pensione, devi pagare la tassa, devi pagare quello, devi pagare quell'altro. A quei tempi non si pagava niente, il contadino poteva vendere liberamente i suoi prodotti ed era un elemento anche di stimolo. Io penso che la lotta è dura, ma se riusciamo a individuare gli elementi che possiamo aggregare, possiamo incominciare una nuova resistenza che ci può aprire qualche prospettiva. È difficile, ma dobbiamo tentare perché non abbiamo alternative. Beh, non credo di poter aggiungere alla memoria storica più di quanto abbiano già fatto quelli che mi hanno preceduto, però qualche curiosità posso aggiungerla, diciamo. Io ho vissuto come sindacalista una fase decadente dell'industria in provincia di Frosinone, perché ho iniziato a svolgere con una cognizione di causa il mio mestiere di sindacalista negli anni 90, e mi ricordo che il primo licenziamento di massa, perché si trattò di 300 e passa persone, fu dei dipendenti della ex DOSA di Castrocelo, che era un'azienda che produceva detersivi e che faceva parte del gruppo Annunziata. Poi più tardi, un po' più tardi, la stessa fine che l'ha fatto lo stabilimento di Ceccano, sempre del gruppo Annunziata, e da lì non si è smesso più. Cioè, nella mia attività sindacale ci sono state ovviamente anche contrattazioni per i premi di produzione, per premi di qualità, cioè, quindi c'è stata una qualche attività in positivo per il territorio, per arricchire ulteriormente il territorio e anche per lasciare conoscenza sul territorio che provenivano per esempio dalle multinazionali. E voglio approfondire questo esempio, cioè per esempio chiedendo alle multinazionali di scegliere sul posto le intelligenze per gestire alcuni aspetti di quell'attività, cioè dire all'industria, all'imprenditore che veniva qui, alla multinazionale che veniva qui, non portate tutti i cervelli dall'alto, fate in modo che si coltivi qualcosa anche sul territorio. E molto spesso questo è stato fatto, e meno male, perché insomma qualche cosa
qualche cosa è rimasto, però l'attività prevalente, devo dire, è ininterrotta dal 91, in cui ricordo di aver firmato il primo accordo di mobilità, penso che sia stato il primo accordo di mobilità della 223, appunto del 91, d'Italia, appunto con Cornatosa. Da lì c'è stata una moria di aziende per tutti gli anni 90 e per, anche per l'inizio degli anni 2000. Non specialmente nel caso dell'Annunziata, che era un'azienda del territorio, quindi era autoctona, non era una multinazionale. In quella situazione, che ho vissuto intensamente personalmente nei minimi dettagli, lì avevo già notato che non c'era stata e non ci sarebbe stata una reazione del territorio, perché in quel caso il gruppo, dal punto di vista economico, con difficoltà notevoli, era ancora salvabile, se non con l'allora proprietà, con altri tipi di proprietà, però c'erano le condizioni per ancora intervenire. Quel che mi aspettavo sarebbe stata una reazione del territorio, cioè dell'imprenditoria locale, che avesse fatto una cordata per semplificare ed intervenire per salvare il salvabile. Se il gruppo qui in provincia faceva lavorare, credo, attorno, fittiziamente lavorare, perché poi c'era stata cassa integrazione per decenni all'interno degli stabilimenti, attorno ai 600, 700, 800 dipendenti, un terzo, poco meno della metà, poteva essere salvato, ma questo non è avvenuto. E secondo me è un dato che va analizzato anche in funzione della ricerca che voi avete fatto e state continuando a fare, cioè che cosa ha lasciato e che cosa ha prodotto il processo industriale a Frosinone, a parte il fatto di essersi fatti qualche casa per chi non ce l'aveva ancora. Intanto faccio notare che proprio dal punto di vista delle case noi abbiamo assistito ad un fenomeno, non so negli altri luoghi in Italia come è avvenuto, ma qui è avvenuto un fenomeno secondo me disastroso, che riguarda lo spappolamento dei centri storici e lo scivolamento a valle, che credo che sia un moto antropologico preoccupantissimo, perché noi siamo già un territorio che ha avuto un processo di urbanizzazione assolutamente scarso, nel senso che sono rimasti tutti piccolissimi microscopici, cioè noi abbiamo dei comuni di 300 abitanti, questo ce la dice tutto. A fronte dell'industrializzazione, questa già scarsa urbanizzazione è scivolata a valle, quindi siamo tornati indietro di diversi secoli, non di qualche decennio, di diversi secoli. Dicevo, dal punto di vista di cosa abbia prodotto in termini la politica industriale selvatica, più che selvaggia, avvenuta in provincia di Frosinone, che cosa ha lasciato sul territorio, a parte l'inquinamento e l'urbanizzazione folle che abbiamo visto. Ha lasciato qualche cosa dal punto di vista industriale, di cultura industriale? Beh, quel momento in cui stava crollando il gruppo Annunziata mi ha personalmente, ma anche ad altri immagino, dato il segnale che non era avvenuto assolutamente niente da quel punto di vista, cioè non era sopravvenuta una cultura industriale. Con i miei colleghi sindacalisti, molti di quali non condividevo la visione, parlando di queste cose, loro che parlavano della provincia di Frosinone come seconda area industriale d'Italia, io rispondevo che molto probabilmente poteva essere una colonia, una grande colonia industriale d'Italia, ma non un'area industriale, perché un'area industriale deve avere degli elementi autoctoni solidi che fanno da fondamento a ciò che viene eventualmente da fuori. E invece qui non c'era, come dicevano le memorie storiche precedenti, non c'erano i presupposti, né si è pensato che fossero necessari, perché se avessero creato i presupposti avrebbero poi avuto bisogno di inserire gli elementi di cui parlava Angelino, e cioè la mediazione democratica, che in questo caso invece non è servita, ma è servito però a devastare il territorio, a non lasciare cultura industriale, a lasciarci con i giocattolini in mano con gli smartphone, però nella incapacità di leggere quello che ci accade intorno, socialmente parlando, di individuare il blocco storico che potrebbe esserci utile per tirarci fuori da questa condizione di minorità, di elevarci culturalmente, di emanciparci da questa condizione di minorità complessiva in cui
credo noi come sociali ci troviamo, e non a caso siamo spesso sbeffeggiati per quello che facciamo, a volte giustamente, a volte ingiustamente, ma molto più spesso fondatamente. Quindi secondo me la domanda finale, che poi sarebbe la domanda iniziale di un percorso molto più ampio, sarebbe: qual è il bilancio che possiamo tracciare non solamente dal punto di vista economico, ma dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista industriale, dai vari punti di vista, qual è, antropologico anche, cioè siamo migliorati antropologicamente o siamo rimasti viveri in plumi con le unghie piatte? Ho dimenticato di dire, parlando della politica clientelare della democrazia cristiana, c'è un fenomeno che noi non possiamo sottacere, che è quello della ricerca del posto nell'amministrazione pubblica, e questa è una cosa di massa, cioè i comuni, i consorzi di bonifica, le comunità montane, l'ASI, i ministeri e quanto altro sono tutti strumenti dove la gente deve andare a lavorare, dalle campagne, bidelli, impiegati, la posta, dappertutto. Fanelli, che era un sottosegretario alle poste della provincia di Frosinone, quando partiva la mattina alla stazione, si portava il codazzo ogni mattina di 10-20 persone che poi al ministero venivano occupate, assunte e sparse in tutta Italia. Questo era un fenomeno di massa che dobbiamo rammentare. Prego. È difficile cercare di tenere dentro tutti i discorsi, sono veramente tutti molto importanti, interessanti, perché in qualche modo ci obbligano a ripensare appunto un percorso storico, poi ponendoci un po' questa questione del presente, che mi sembra forse la più complessa a cui dare una risposta. Io volevo riprendere ancora per un attimo questo discorso del tipo più storico generale. La dimensione politica è assolutamente fondamentale per pensare anche alla dimensione sociale e viceversa, perché è chiaro che in un territorio come questo, soprattutto per la sua prossimità alla metropoli romana, le due cose sono state sempre strettamente connesse. Eppure il fatto che qui non si è riusciti in qualche modo a costruire un protagonismo di un'elite locale illuminata, mettiamola, è perché la capacità di attrazione della capitale ha sempre portato via, diciamo in un certo senso, le persone, in maniera anche assolutamente sbagliata. Anche la modernizzazione è anche un grande mito che coinvolge a vario titolo classi dirigenti, elite, no? Elite locali che non hanno la capacità di guardare nel locale, cercano di al massimo colonizzare il locale con logiche che col locale c'entrano poco, spesso. Oppure appunto questo meccanismo tremendo del sistema di potere democristiano, è un dato antropologico, non è solo un punto di vista. Cioè, quando tu governi un paese per 40 anni costruendo il potere in questo modo qua, clientelarismo, c'è una letteratura enorme nel Mediterraneo, che è una tipologia di relazione tipica, è chiaro che lo scambio consenso posto, no, ti costruisce pezzi di società nella dipendenza, e allo stesso tempo non ha una sua razionalità prospettica, nel senso che l'importante è impiegare qualcuno dentro quella famiglia, no? In scambio avere il consenso. Ma nel tempo questo che cosa porta? Un relativo benessere materiale, è evidente. Ma poi alla fine quale tipo di progetto c'è? Spesso nessuno, semplicemente l'occupazione di posti. Allora, di fronte a una trasformazione generale, per esempio, del ruolo dello Stato negli ultimi 20 anni, è chiaro che questo vecchio sistema non regge più. C'è un dato storico, secondo me, importante. Non è un caso, la metto così, non è semplicissimo da definire, che l'altro aspetto di questa area è la rapidità della deindustrializzazione. Cioè, tanto veloce l'industrializzazione, tanto veloce la deindustrializzazione.
la mancanza di tempo proprio anche per radicare una coscienza industriale, no? E dall'altra parte non è neanche un caso che questa deindustrializzazione corrisponde a quegli anni 90 in cui poi c'è la crisi della politica, per cui anche l'altro aspetto, le soggettività politiche della Prima Repubblica si smontano in un certo senso, almeno le fedeltà forti, no? Anche di questi territori, poi entra in qualche modo in discussione la fine della Democrazia Cristiana, non è banale per questi territori, e lì si crea il grande vuoto che poi viene coperto da chi? Da un'imprenditoria rapace che però poi alla fine su che si basa? Su un'ideologia del consumo, su un individualismo di massa, cioè sull'oltrepassamento di tutte quelle categorie novecentesche che invece, come dire, stanno ancora lì nella storia locale. Attenzione, questa tendenza a cancellare il mondo contadino si è provato a cancellarlo negli anni 60, appunto, il mondo industriale si è provato a cancellarlo negli anni 90. Cioè, sono due forzature ideologiche, perché poi invece i rottami di tutte e due stanno ancora là. Stanno là nel senso dell'inquinamento, per cui tu hai appunto il problema che, insomma, qui nel 2005 si scopre il bubbone, no, dell'area, di una delle aree più inquinate d'Italia, e per cui c'è tutto quel problema poi della normativa, no, che ti costringe a bloccare delle aree, e se tu però insieme al blocco non ci fai la bonifica, tu hai semplicemente fermato una situazione, cioè se tu non ci investi è ovvio che poi il sacco diventa questo territorio diabolico rispetto a cui le persone che concretamente hanno resistito lì, magari anche con fatiche individuali, si trovano completamente fuori gioco. Perché? Perché tu da una parte fai l'ambientalismo che pone i vincoli e dall'altra non fai la bonifica. Che senso ha pure l'ambientalismo in quel modo lì? Allora si tratta di ricostruire anche là, come dire, dei nessi, no? La deindustrializzazione è una roba che va gestita, non può essere solamente lasciamo una cattedrale nel deserto finché non crolla su se stessa. È possibile che noi non riusciamo a fare una politica che si prenda in carico queste esigenze? E poi appunto su questo costruire anche un discorso di memoria, di coscienza, perché anche questo è importante, memorizzare la fase industriale non è banale, lo fanno in tutta Europa, a parte la battuta di Grillo che vuole trasformare, tremendo, un cinismo che vuole trasformare Taranto in un museo minerario, però è vero che in mezza Europa esistono realtà, diciamo, di archeologia industriale che mantiene la memoria industriale. E perché in questo territorio non si può fare? Si deve fare, probabilmente. Dall'altra parte però lo devi risanare. E il terzo aspetto, l'alimento agricolo. Allora, pensarlo solo come una resistenza del passato è nobile, però non è solo quello. Perché in realtà guardate che oggi quello che è entrata più in crisi è l'industria dell'agricoltura, cioè l'agricoltura industriale, che era un modello vincente fino agli anni 70-80, in realtà su scala globale è la cosa oggi più attaccata, perché è quella dove la meccanizzazione ha prodotto la perdita di qualità di tutta la risorsa primaria, no? Per cui tu c'hai il grano pieno di zuccheri che poi ti causa lamento esponenziale delle malattie legate al glucosio, perché il mercato internazionale te lo vende a un prezzo stracciato e la piccola coltivazione adatta, perché resiste meglio al territorio, ai climi e che mantiene la qualità, è soppiantata dalla grande farina cinese che tu compri a prezzi stracciati. Il problema non è la concorrenza cinese, capite? È un meccanismo di reti lunghe che è stato lasciato operare, rispetto a cui i territori sono stati abbandonati ancora una volta. Quindi anche nella deindustrializzazione c'è stato un abbandono, se volete, dei territori. E l'altro aspetto, l'ultimo che accennava prima Anna Maria, il consumo, perché poi appena deindustrializzata quest'area viene di nuovo investita da un processo nuovo. In questo senso è un'area, capite, che ha più fasi successive. E allora lì sbarcano grandi capitali, sbarca Carrefour, che già 30 anni fa di questa zona il suo hub, venivano da
quando Carrefour si è impiantato in Italia, mandava tutto il suo personale a formarsi qua. Per cui io ho amici, colleghi, che stanno dirigenti oramai di Carrefour in Piemonte, che si ricordano con nostalgia il periodo passato a Frosinone. A me mi faceva sorridere questa cosa, ma perché tutti per forza? Perché Carrefour a un certo punto concentra qua tutta la sua formazione. Perché? Perché è un territorio vicino, un territorio di... è stata un'impiantazione sovvenzionata, cioè non ci sono arrivati per caso. Allora, ancora una volta, un territorio che viene successivamente colonizzato, questa volta da queste grosse realtà di consumo. Il problema delle realtà di consumo è che poi alla fine drogano, no? Il mercato, per cui tu c'hai la merce, che è una merce di reti lunghe, appunto, che è il grano cinese, che è la carne canadese, che in realtà che fanno? Impoveriscono ancora di più il territorio. E questo è il grande paradosso, no? Per cui tu alla fine, diciamo, qual è il circolo da rompere? È questo circolo in cui tu ricerchi il minor prezzo, ricerchi il guadagno immediato, la monetizzazione del tempo di vita, e dall'altra la logica proprietaria, che è l'ultima cosa. Qual è l'altro aspetto che un po' accennavo prima? Lo sviluppo edilizio, no? Allora, il livello di relativo benessere del modello familiare sociale ha consentito un relativo arricchimento dei nuclei familiari, però purtroppo per resistenza anche rispetto a una modernizzazione che aveva tutti questi caratteri, se vogliamo, discutibili, no? Dell'essere politicamente appesantita da questi rapporti, dall'essere incerta da meccanismi di subalternità, si ripiegano anche in un ambito familiare in cui tu l'importante è che hai la tua proprietà, la tua casa, il tuo piccolo spazio. Allora, quello che si diceva prima, i centri storici che scivolano a valle, no? Scivolano in una villettopoli diffusa a scarsissimo valore infrastrutturale, in cui non c'hai spesso la fogna comune, in cui non c'hai spesso l'elettricità portata come si deve dappertutto, in cui c'hai un bric-a-brac, perché poi le persone sono sopravvissute a cavallo. Allora, tutto questo lo capisci dentro un momento di bisogno, che è sacrosanto, ma poi un territorio, se non ci investe sopra, è una forma anche questa di impoverimento e di ripiegamento, per carità, comprensibile, giustificabile, ma anche di frammentazione ulteriore del territorio, per cui anche per questo poi è più difficile un'agricoltura che rispetti alcune produzioni di nicchia e di qualità di una volta, no? Perché poi c'è la frammentazione dei territori che a quel punto non sono più né rurali né urbani. Questo è un problema grosso. Guardate, io l'ho studiato, ci ho scritto sopra una cosa su Roma, figuratevi. Roma è una città in profondissima crisi che manda fuori oramai i redditi più bassi, no? Fuori dal raccordo anulare. E allora lì c'è una frammentazione enorme in cui oramai il confine tra campagna e città insomma sfuma e c'ha dei problemi oggettivi, per cui tu ti trovi Aprilia che ha una popolazione che cresce perché sono tutti pensionati di Roma e non c'ha un ospedale, e per cui l'ambulatorio deve mandare in giro un'ambulanza a visitarli perché questi stanno nelle casette con i loro sette nani davanti. Questo è come me l'ha descritto il primario, e però stanno da soli, sono anziani, casette più o meno tirate su in economia familiare. Ma quello è un territorio che può crescere nell'integrazione? No, è su cui occorre investire. Allora lì qual è l'elemento che ti può creare nuove alleanze? L'idea che forse una qualità diversa, no? Tu ne hai bisogno per far crescere, per recuperare la dimensione di qualità del territorio, che forse per troppi anni è stata tralasciata. Perché il territorio deve poter tornare a essere una risorsa, però questo vuol dire anche che bisogna dare competenze, strumenti, facilitazioni a chi vuole lavorare la terra. Cioè vuol dire che i poteri pubblici non si devono mettere contro, no, tutti quelli che vogliono provare a recuperare un valore del territorio,
la normativa, se è fatta su degli standard internazionali che sono inadeguati all'ambito locale, questo gap deve essere in qualche modo sostenuto anche a livello locale. Ci vuole qualcuno che ti aiuta a risolvere i problemi, non qualcuno che sta là solo per crearti. E che al limite ti chiede poi di metterti in una rete che ti fa crescere il livello di consapevolezza, di qualità, però insomma che non ti ostacoli. Allora anche lì c'è un discorso di reti corte e reti lunghe. O noi riusciamo a costruire un'immagine di un territorio appunto come un luogo di opportunità e a lavorarci e a creare in quel senso una dimensione di convergenza di interessi e di motivazioni, io penso che su questo anche la fine di certe soggettività storiche tradizionali però può essere superato, perché è chiaro che questo non è l'interesse di una borghesia cosmopolita, non so come dirlo, no? È l'interesse di un territorio locale che vuole crescere, e in questo territorio locale chi è che ha come obiettivo quello di migliorarsi la vita? Insomma le persone che in qualche modo hanno ancora dei bisogni da costruire, no? In un certo senso. Insomma, il locale, secondo me, e questa è anche una riflessione più generale che si fa oggi sulla globalizzazione, è la vera alternativa alla globalizzazione. Attenzione, forse qui ancora questa cosa non si vede. Però in realtà tutte le grosse iniziative, diciamo, per cercare di costruire altri modelli produttivi, altri modelli agricoli, sono di rilocalizzazione. Cioè di ricostruire dei territori, addirittura inventandosi dei... Non so se avete sentito questa, la fabbrica italiana contadina, non si può sentire, che adesso viene propagandata. Fabbrica italiana contadina è questo... specie di show agricolo che ha fatto Farinetti a Bologna, in cui fa una messa in scena, no? Dell'agricoltura, però nel senso che so, con le macchine, con, no, non è, e lo fa come parco giochi, una specie di Luna Park, dove la gente va là, mangia, consuma e vede il prodotto, no? È una assurda, come dire, ET che sbarca e ti fa vedere una specie di acquario. In un acquario cos'è l'agricoltura, che è paradossale, però ti dice pure del bisogno di recuperare, capite, un territorio, una dimensione locale come qualitativamente possibile, che una certa logica della modernità, che peraltro è entrata da sola in crisi, non è che purtroppo non l'abbiamo fatta entrare in crisi noi di sinistra, nel senso che sarebbe stata una crisi forse trasformativa, è entrata in crisi da sola. Il problema è che ci ha ripiegati su noi stessi e ha fatto scomparire la dignità del lavoro. In questo un pezzo di sinistra è stata largamente complice. Quindi quello che c'è da fare invece è proprio di recuperare tutti questi elementi e non lasciarli alla destra e al populismo, che proprio di questo si nutre, dell'incazzatura perché ci vogliono troppi permessi, del senso, no, molto proprietario del difendere la propria proprietà, e il terreno mio ci faccio quello che voglio e chi ci entra ci spara. Questa deriva è facile, però anche questa è cieca. Allora la fase di oggi è anche un po' questa, no? Come ricostruisci una logica di sviluppo che riparte dal basso, che non è quella del grande capitale, che non è, in cui i poteri pubblici abbiano un ruolo, e in cui noi riusciamo anche a aggregare, a discutere con gli altri. Io conosco ciò dell'amicizia nella zona delle Marche, io non voglio, a proposito delle Marche e Molise, c'è un mulino che lavora molto, quello là sta prendendo, come si faceva qua, i Varende, Mazzocchia, prendevano il grano locale. Quello è il circuito. Ai tempi. Là lo stanno facendo ancora mo. Però quando sono andato là a visitare queste aziende, vedevo trattori nuovi, lavorate le montagne, se chi è passato nelle Marche, nelle Molise, si vedono quelle grandi distese, lavorate in cima, ma dico, ma se noi non lavoriamo la pianura, ma chi sono impazziti? No, non sanno impazziti, perché?
La regione Marche o, chi sia, o l'ente o qualche ente fantomatica, perché noi abbiamo, come ha detto Don Raccola, non eravamo tanto, però non hanno fatto niente, e ci danno gli incentivi per ogni ettaro di grano, ogni ettaro di gran turco, girasoli, ci danno, la regione ci dà gli incentivi. Oltre a quegli incentivi là, loro devono, hanno un, si devono, un capitolato che loro si devono tenere, vengono gli agronomi e tutto quanto a misurare, e il grano, l'orzo, di cosa se lo devono prendere i locali, quel mulino prende grano locale. Io ho visto una distesa di 10 ettari di cipolle, la seme di cipolla, cosa che qualcuno va a dire a qualcuno, no? Dico, ma la seme di cipolla, là quello aveva messo 10 ettari a seme di cipolla, che significa? Ma quello era un reddito, è un reddito loro, ecco, stimola come si chiama, la nuova gioventù, la nuova, come si dice, nuova, a rimanere nell'azienda, i trattori, la meccanizzazione, c'hanno gli incentivi, fondo perduto, tasso agevolato, diciamo tutto quello che volevo, perché io vedevo questi trattori, no, oh, dico, porca miseria, dico, non vorrei che stiamo generando un trattore da una volta, e chi si domanda? Il Lazio non sta facendo niente, e noi vediamo anche, io ho giù nella Pontinia, Latina, e stanno i campi abbandonati, non è che ci sta una grande, con loro si stanno lamentando, e ecco che tu si guarda, ci sta la cosa, è la politica, a livello regionale. Però, la risposta è che abbiamo anche l'ultimo governo di centro-sinistra in Italia. Noi cercano, il sabato e il mercoledì partivano i carrettieri da Musicano in campagna e portavano la frutta a Ceccano. E te lo possono legare tanti, ancora qualcuno campa. Oggi che fa? Giovanni, non vuoi, il fiume va bene. Questo è possibile. Tu chiudi. Che ci sia, non me ne intendo, io non, però la discussione è interessantissima. È possibile che ci sia una così grande lontananza tra le regole a livello locale, diciamo, di una regione Marche e di una regione Lazio? Sembra quasi, da come ha detto lui, che lì i politici favoriscono, qui invece frenano, e questa è l'impressione che ho io, insomma, da quello che dite. Anche se devo dire, senz'altro la responsabilità ricade sempre sulla classe politica. Io ormai gran parte della mia vita l'ho passata, devo dire questo, che sempre per ogni elezione ho sentito bisogna semplificare, rendere più agevole, più leggero, e invece non è vero, insomma. Tanto è vero che io direi alla burocrazia, statevene a casa, vi paghiamo lo stesso, purché ben state a casa e non venite a peggiorare le cose. Una liberalizzazione. Allora dico io, dato che mi sembra impossibile che ci sia una così grande differenza tra la regione Marche e la regione Lazio per quanto riguarda la politica e quindi le normative relative all'agricoltura, eccetera eccetera, ci potrebbero essere, io penso di sì, le volevo dal professore, invece delle differenze sostanziali a livello antropologico e sociologico e oltre che storico, politico, perché poi sono mischiati insieme, e psicologico a questa, come posso dire, al fatto che qui si resti fermi, o quasi, e invece lì si decolla. Sì, perché io metto no, lascia stare meglio il martigiano poi. Quindi quali sono a livello antropologico e sociologico, quali potrebbero essere, al di là della politica cattiva, no? Ecco, Daniele ha fatto una domanda. Sì, no, è una domanda al professore Anna Maria, se hanno avuto modo anche in questa ricostruzione di imbattersi in questa cosa. È molto, ultimamente anche qui in provincia da noi si sta tentando, diverse realtà tentano anche di ricostruire con fatica la storia della provincia di Frosinone. Quello che vi volevo chiedere, in questa
facilità con cui il territorio viene, come emerso da quello che diceva Ivano, anche dai racconti che ho sentito, colonizzato, quanto ha inciso il fatto che per esempio questa provincia è stata formata anche dal punto di vista burocratico, amministrativo, geografico, sulla base di una forzatura, perché poi ha messo insieme due territori come quello di Frosinone e Cassino, che in passato erano due periferie di altre realtà, quindi due territori profondamente poveri da dirlo. Cioè, quello che vi voglio chiedere è quanto questa, anche questa stortura tra virgolette, ha favorito questo processo di colonizzazione da parte per esempio di Roma, che storicamente da dopo l'età Volsca, cioè, è sempre stata la nostra stella polare che ha assorbito tutto quanto. E un'altra cosa che volevo chiedere, se questo rapporto con Roma preferenziale che si sviluppa, come emerso dalla discussione di oggi, a livello agricolo, a livello industriale, non abbia impedito a questo territorio anche di allacciare rapporti con altre realtà, come può essere per esempio le realtà dell'Abruzzo che guardano più verso l'Adriatico, addirittura le realtà che si sviluppano nel Pontino e nel Sud. Quindi ecco, quanto queste cose hanno inciso nella colonizzazione del nostro territorio. Belle questioni. Ma rispondo prima un attimo la questione del, non è che esistano delle determinanti antropologiche nel senso di dire i marchigiani sono così, tra distinguere tra storia, società e anche psicologia in realtà è un po' un escamotage, perché in buona sostanza le tre cose un po' si fondano. Anche la politica produce un modo di stare nella società e produce anche una psicologia in un certo senso, cioè quando la costruzione del consenso avviene su queste basi personalistico-familiari è chiaro che c'è un'opacità di fondo su cui è difficile il tema della, non so, della pianificazione, del recupero delle aree, insomma. Ci vedo proprio una differenza storica in quel senso più che una differenza antropologica, cioè questi territori vuoi, e quindi ricollego poi alla seconda domanda, per questa prossimità con Roma che è stata forza e debolezza allo stesso tempo, indubbiamente, perché essere una periferia vuol dire essere un luogo di valorizzazione, questo è un po' il paradosso, no? Poi ci aggiungo un'altra cosa, vuoi per questa cosa qui, vuoi per questa rapidità di processi esogeni, cioè arriva l'industria da fuori, certo su una richiesta anche diciamo di un nascente strato operaio locale, però con una logica che non era il dialogo con il movimento operaio locale, purtroppo, no? Era più che altro la disponibilità di risorse arrivate dal centro. Era l'esigenza di espansione del capitalismo italiano. Chiaramente, diciamo anche del capitalismo con la C maiuscola, più famiglie, poteri, forti. Quindi è chiaro, insomma, in un certo senso, sono proprio questi processi storici che hanno un po' bloccato, no? Uno sviluppo locale che in altri territori si è mosso su altre logiche, dove tu hai dei movimenti cooperativi più maturi che sono riusciti per esempio a costruire e a mantenere strutture di raccordo, strutture di produzione sul territorio, frantoi, mulini, ma anche sistemi di vendita autonomi. Il movimento cooperativo si è anche strutturato con un sistema di vendite diretto, per cui tu hai le piccole produzioni che contribuiscono direttamente e vengono vendute a dei prezzi che sono più bassi. Allora, tutti questi strumenti in realtà sarebbero da recuperare, parliamoci chiaro, quando io dicevo di recuperare un patto col territorio e sul territorio, vuol dire questa cosa qua, che bisogna inventare gli strumenti per sollecitare, stimolare la ripresa delle produzioni a chiometro zero e a alta qualità. Questo è un po' il tema, perché l'alta qualità ti fa crescere il territorio e tra l'altro nella globalizzazione l'alta qualità può viaggiare moltissimo, nel senso che esiste oramai una microimprenditoria che vende i suoi prodotti esclusivamente in rete, però sono di alta qualità e riconosciuti e tu puoi superare tantissimi vecchi ostacoli materiali. Certo, bisogna investirci sopra, cioè vuol dire che non ti deve arrivare solo il vigile urbano fa la multa, ti arriva qualcuno che ti spiega come puoi cambiare il modo in cui produci e cui lavori positivamente. Questo è un po' il tema. Se i poteri pubblici sono solo la limitazione
non andiamo da nessuna parte, cioè servono solo a bloccare un'iniziativa che non rispetta i canoni della grande disponibilità economica e quindi favorisce come sempre grandi poteri economici. Questi sono poteri pubblici che vanno contestati. Sul fatto di Roma, finisco, il rapporto con Roma certo che è distorsivo, nel senso che, attenzione che c'è stata una fase del Medioevo in cui in realtà Roma non era più importante di Anagni, lo dimostra la vicenda di Bonifacio VIII. Non è banale, per cui se oggi hai dei beni patrimoniali così importanti in questa zona, è perché c'è stata una fase storica in cui questo territorio era al pari di pezzi della Toscana. Questo ve lo dicono i reperti, le cose che ci abbiamo qua, che purtroppo però dopo non sono state valorizzate così, per quello facevo riferimento alla mezzadria toscana, così come nell'esperienza toscana in cui il territorio e preservare il territorio è rimasto un elemento fondamentale. Qui il territorio è sempre venuto dopo rispetto all'industria, rispetto all'infrastrutturazione, rispetto alla corsa dietro a un... Certo, il bisogno era più stringente, perché c'era un problema di miseria, c'era un problema di bisogno, l'avete evocato chiaramente. Però dall'altra parte veramente l'attenzione a quello che rimaneva dopo è sempre stata troppo bassa. Quindi sicuramente oggi la via, un'altra via per esempio è quella di realizzare degli accordi, una dimensione interprovinciale più creativa e più forte, perché questi territori in qualche modo, attenzione, guardate che la civiltà urbana è in crisi, la cosa che non... il problema della crisi romana non è solo, è un problema di politica e di società in cui questo grande organismo è sempre meno gestibile. Questa idea che la città è il luogo migliore in cui si vive andava bene per la modernità, ma non è detto che va bene anche dopo, dove tu hai tutta una dimensione immateriale che ti puoi spostare pure fuori dalla città, per cui tu puoi creare una Silicon Valley in un posto dove non c'era niente. Lì non c'era niente, era un pezzo di praticamente quasi di deserto che poi è stato completamente ricolonizzato. Allora anche questo elemento è importante, cioè bisogna sfuggire dall'idea di dipendenza dalla metropoli, perché poi in realtà la metropoli oggi è un grande problema, quindi non è solo una grande opportunità, e recuperare invece un ruolo positivo della dimensione provinciale. Lo hanno capito molto bene, guarda caso, i Carrefour, è perché hanno capito che piuttosto che stare dentro un circuito direttamente metropolitano preferivano mettersi in una zona centralissima dal punto di vista degli scambi, ma non metropolitana, diciamo. Non è casuale, queste sono grandi scelte che non sono mai scelte. Un'area interprovinciale, che se ci pensate pure il discorso dei centri commerciali, il centro commerciale è desertifica, lo chiamiamo l'atollo, perché è una specie di isola in cui c'è questo grande spazio che avete pensato sulla macchina, perché ci deve essere il parcheggio, però desertifica tutto intorno, nel senso che non c'è un agglomerato sociale intorno, no? È fatto per un rapporto veloce di uso, di scambio concentrato, quasi alcuni antropologi l'hanno definito una forma devozionale, perché c'è un andare lì, un po' come un rituale, come andare a una grande cattedrale, e poi c'è un valore simbolico forte, c'è uno scambio, c'è una gratificazione, c'è tutto, anche la psicologia pure là del consumo, non è tutto. E non è un caso che crescono nelle aree interprovinciali connesse, perché lì ci girano persone che vengono da Latina, da Napoli. Capite? Questa è una forza del territorio, paradossalmente sì. Certo, da sola, però, se non ci metti accanto il resto, il territorio rischia di impoverirlo, rischia solo di farlo diventare un luogo di attraversamenti veloci, completamente asfaltato, completamente chiuso, perimetrato, in cui tu esci dalla villetta circondata dal tuo bel muretto, ti chiudi nella tua macchina, arrivi il parcheggio sorvegliato, compri il tuo bene, ritorni nella tua villetta, metti la telecamera perché hai paura che ti vengano a rubare, e lì finisce l'orizzonte del tuo benessere. Allora, questo è uno scenario anche un po' troppo triste, per una idea di società che forse ci auspicheremmo tutti, forse più creativa, inclusiva.
Anna Maria. Concludo? Vai, concludo. Allora, io condivido questo discorso del professore. Secondo me, per recuperare un'identità a livello di territorio, è necessario quindi rivalorizzare quelle che sono le nostre risorse locali, quindi le nostre vocazioni, il nostro mondo agricolo, i nostri centri storici, i vecchi rapporti di vicinato, e le solidarietà familiari. Questo in un'era globale la rivalorizzazione del locale è fondamentale per non farci annientare nell'identità. Però secondo me, volevo un attimo far riferimento anche a quello che diceva Angelino Loffredi, cioè la voce della politica è un momento importante, perché mi è capitato di leggere gli atti del convegno del 73 dell'amministrazione provinciale, quando già lo sviluppo industriale comincia a dare dei segni di cedimento, e praticamente viene organizzato questo convegno a livello provinciale e vengono ascoltate le voci di sindacalisti, anche Marcola, Loffredi, il rappresentante della Camera di Commercio, eccetera. Già a quei tempi, nel 73, Loffredi mette in evidenza le mancanze di una politica a sostegno dell'agricoltura. Quindi già nel 73, ad esempio, si discute, no, della necessità di un fondo che incentivi la cooperazione nel mondo agricolo, oppure il sostegno per la nascita dei consorzi, che avrebbero notevolmente diminuito i costi di produzione per quegli agricoltori che volevano provarci come imprenditori. Quindi il consorzio avrebbe abbattuto i costi di approvvigionamento e poi avrebbe abbassato il costo di vendita del prodotto. Naturalmente il costo di vendita del prodotto agricolo era molto più alto del costo del prodotto agricolo a livello industriale, quindi soltanto una politica di consorzi avrebbe potuto ridurre il tutto. Però stiamo ancora nel 73, cioè ad oggi la situazione non è cambiata, l'agricoltura non è stata mai sostenuta, quindi è giusto che noi dobbiamo creare le reti di corte, dobbiamo creare questi rapporti interprovinciali, eccetera, però cioè riorganizzarsi dal basso, no? Però secondo me anche uno Stato che non sia solo controllore, ma che sia effettivamente uno Stato che aiuta, cioè che interviene per delle politiche diverse, secondo me è fondamentale. E forse ecco, c'è in questo senso anche una crisi della politica, una crisi della identità politica, ecco perché forse non i nostri amministratori, i nostri uomini di governo non riescono a prendere delle posizioni come non sono state prese nel passato, a maggior ragione oggi che c'è questo stato di crisi diffusa. Oggi è ancora più difficile, però non penso che tutto possa venire da una auto-organizzazione del cittadino alla base, ma comunque il tutto va sostenuto. Quindi un recupero dell'identità è un recupero, sì, delle risorse del luogo, però bisogna tornare a credere in questo valore del dialogo tra le diverse forze che operano sul territorio, la forza politica, la forza sindacale, cioè devono essere delle forze dialoganti. Purtroppo oggi tutti, come diceva anche nell'intervista a Marcola, tutti stanno in silenzio, perché non c'è più nemmeno, non c'è il conflitto, ma non c'è più nemmeno il confronto, per cui senza conflitto, senza confronto non si costruisce più niente. Certo, io chiuderei in questo modo, nel senso che la ricerca dell'identità è qualcosa di veramente difficile in un territorio che è stato completamente depauperato. Cioè bisogna essere veramente ottimisti per pensare che si possa ricominciare. E io ho due figli, però le prospettive di futuro per loro le vedo molto difficili, cioè sia per quanto riguarda la loro alimentazione, sia per quanto riguarda il loro lavoro futuro, la loro posizione sociale, che sarà, cioè per ognuno di noi è stato un punto di un fine da raggiungere, no? Oggi è tutto più complicato, proprio perché mancano
manca tutto, anche, della, anche dei valori fondanti in cui si crede per poter lottare, per poter raggiungere una finalità. Quindi secondo me la crisi di identità del presente è una, qualcosa di molto complesso.